i soldi arrivano quando uno meno li cerca, perché la legge fondamentale della vita è il distacco. Salve a tutti carissimi investitori, quest'oggi andrò a fare un video molto particolare, un po' diverso dal solito. Infatti mi sono reso conto che questo canale, parlando di finanza, economia, investimenti, ovviamente gira intorno ai soldi. Però mi sono reso conto che non è mai stato trattato l'argomento in questo canale su ma i soldi che cosa sono? E quindi dopo essermi io stesso fatto questa domanda ho capito che non c'è in realtà, penso, una risposta più corretta, no? Una risposta assoluta su che cosa sono i soldi. Però ognuno può dare una risposta sua personalissima che è corretta per lui. Quindi la vera domanda sarebbe: che cosa sono i soldi per te? Questo è Investitori Folli, la più folle community di investitori in Italia. Allora, in realtà questo argomento su che cosa sono i soldi per te è un argomento che mi sta molto a cuore, in realtà da molto tempo, perché vorrei portare questo canale, diciamo, a una cosa un po' più mistica, come dire. Cioè io già mi immagino nel futuro che farò tipo dei video su quali sono i veri valori nella vita, qual è la vera ricchezza nella vita, e quindi mi immagino tipo fare dei video sull'Himalaya in mezzo ai monaci buddisti, a Kathmandu, che cazzo ne so io, a vedere tipo i veri valori della vita e come si vive senza denaro. Però appunto, come dicevo, questo è un argomento che mi sta molto a cuore. Quindi in realtà già nel lontanissimo marzo dell'anno scorso avevo fatto un sondaggio su Instagram, sulle mie storie. A proposito, andate a seguire Investitori Folli anche su Instagram. Avevo fatto questo sondaggio con su scritto: che cosa sono i soldi per te? E ho avuto un po' di risposte interessanti. Abbiamo Mattia che ci scrive, per esempio: un mezzo per alimentare me stesso, le mie passioni e far crescere i miei progetti. Il che è ovviamente una cosa molto bella, e come Mattia possiamo subito notare che in molti considerano i soldi come un mezzo per comprare qualcosa. C'è Simone che dice: un mezzo per comprare la libertà, un mezzo per fare degli scambi, oppure il miglior mezzo per comprare il tempo e quindi la libertà. Sempre quindi c'è sempre questa associazione tra soldi e tempo, o soldi e libertà. Aperta parentesi, ovviamente non c'è una risposta giusta e una risposta sbagliata, perché è una risposta che secondo me è molto personale e dipende anche dalla storia che ogni singolo individuo ha avuto. Per esempio c'è anche chi ha scritto indipendenza, e io mi posso associare appieno, visto che ho 24 anni, 25 anni quasi, e sto ancora a casa coi miei. Voi pensavate che si facessero soldi con gli investimenti, eh? C'è Christian che ha scritto: un mezzo per raggiungere un obiettivo, mantenere una famiglia. Anche qui direi una cosa che fa molto onore comunque. Chi scrive: un mezzo di autorealizzazione che serve per permetterti di vivere al meglio. E anche qui ci può stare, nel senso che uno magari è nato in condizioni poco agiate, e quindi anche il fatto di magari iniziare a guadagnare una quantità importante di soldi può essere come una rivalsa sociale per lui. Il fatto che ti permettano di vivere al meglio, io forse questo lo correggerei, anzi potrei dire che i soldi ti permettono sì di vivere meglio, ma non per forza al meglio, nel senso avere delle possibilità economiche ti permette veramente di vivere meglio, non al meglio, attenzione, perché banalmente se ti fai male c'hai dei soldi per farti curare. Però allo stesso tempo dipende anche come spendi quei soldi, nel senso se uno spende soldi in cose effimere, per esempio, mi espongo un po', secondo me ha una vita diciamo un po' vuota. Cioè se uno appunto spende i soldi per comprare cose effimere, se invece uno spende i soldi per stare accanto alle persone che ama, per fare esperienze con quelle persone o da soli, insomma, però per vivere di esperienze, ecco, quella è una cosa che realmente ti arricchisce. Io non so se sono bravo comunque a parlare di queste cose, comunque fatemi sapere nei commenti voi che cosa ne pensate. C'è chi scrive tranquillità, c'è Elacia che scrive che sono meramente uno scambio per beni. Ci sta assolutamente. È forse la definizione più concreta che si possa dare, scambio per beni. Di fatto è vero, non hanno altra utilità se non quella. Oggetto per la libertà, ancora, libertà finanziaria. Un mezzo per la libertà, sempre. Quindi abbiamo capito che il pensiero che va per la maggiore tra la community di Investitori Folli è quello che soldi uguale tempo uguale libertà, diciamo. Che è una cosa piuttosto intuibile se ci pensiamo, perché comunque una community di investitori, appunto, sicuramente viene da un bagaglio culturale di gente che ha letto libri come Padre Ricco, Padre Povero, Autostrada per la Ricchezza, L'Uomo Più Ricco di Babilonia. Quindi tutti libri, diciamo, che ti vanno a costruire un mindset relativo al
denaro, relativo a come usare in modo giusto i propri soldi, che alla fine ti porta a ragionare: ok, i soldi mi servono solo per farmi generare altri soldi, così che con i soldi che guadagno senza lavorare praticamente posso avere più tempo libero per stare con la mia famiglia, per coltivare le mie passioni, eccetera. Quindi, avendo fatto questo sondaggio a una community di investitori che era prevedibile, se vogliamo, che rispondessero in questo modo, ho pensato: ma perché non provare a fare la stessa domanda, che cosa sono i soldi per te, a delle persone tra virgolette normali? E quindi niente, come al solito sono andato a Via del Corso e ho fatto le mie interviste. Allora, carissimi investitori, siamo arrivati qui a Via del Corso appunto per chiedere un po' alle persone, cercando di variare il più possibile, quindi cercherò di prendere gente della nostra età, ma anche gente più adulta, più anziana, e così per avere un'idea più completa. Che cosa sono i soldi per te? Un mezzo per sopravvivere. Mezzo per sopravvivere? Sì. E te? Stessa cosa. Cosa sono i soldi per voi? Carta e basta. Ok. Boh, diciamo, non lo so, quasi tutto. Senza soldi che fai? Niente. Quindi, non lo so, penso il 90% di tutto. Senza soldi non fai niente. Ok, quindi carta però, cioè che, no, c'ha... Sì, che c'ha un valore. Carta è, no, è per dire che alla fine è carta, che però senza quella non fa niente. Ti fa capire che non è niente, ma al tempo stesso ti dà tutto. Grazie, okay. Buona giornata, ciao. No, stavo facendo una domanda per YouTube, una ricerca un po' sociale, antropologica. Che cosa sono i soldi per voi? Non c'è una risposta giusta o sbagliata. Vestiti. E il mezzo con cui ti puoi comprare tutto. Sì, brava. Tutto, sì. Quindi è roba per comprare cose. Sì. Okay. Ma molto spesso rovina un sacco di cose, pure le famiglie. Ah, attenzione, che qua stiamo scavando nel profondo. Sono importanti, sono cose che servono i soldi, sì. Perché sennò non campi, non vivi. Però molto spesso rovinano le famiglie, rovinano le cose e portano corruzione. Hanno comunque un peso, sì. Cioè sulla vita degli altri hanno un peso. Quindi può rovinare sia se ce l'hai sia se non ce l'hai. Sì, sì. Esatto. Cioè devi saperli usare, un po' come uno strumento. Interessante, grazie. Boh, sono entrate loro nell'intervista, quindi buono così. Ora dobbiamo trovare gente adulta. Tu, sì, ecco, sta facendo domande. Sì. Allora, che cosa sono i soldi per lei? Tu... Le mots cherche l'argent. I soldi arrivano quando uno meno li cerca, perché la legge fondamentale della vita è il distacco. Prima la dipendenza, voi cercate tutti l'indipendenza economica, invece dimenticate che siamo nati tutti da un utero femminile, quindi la prima dipendenza è con la madre e io purtroppo con la moglie, perché quando c'è la moglie non sei più indipendente. Poi però capisci che pur nella dipendenza c'hai uno spazio tuo da giocarti, e allora preparatevi oggi per vincere domani. Io non ci sarò più, però confido in voi. Oggi è il mio 60° compleanno. Auguri, tanti auguri. Ciao, auguri a voi, ragazzi. Auguri, grazie. Ciao, buona giornata. Che taglio. Che cosa sono i soldi per te? Niente. Va bene. Può vivere benissimo senza, a parte per il cibo. Che cosa sono i soldi per lei? Guardi, per me sono stati il mezzo che mi hanno permesso di fare, in virtù di quelli che guadagnavo, qualcosa, ecco. Grazie mille. Che cosa sono i soldi per lei? Un mezzo necessario per la sussistenza, non per la felicità è un'altra cosa, okay. Per la sussistenza. Ok, quindi solo questo? Sì. Va bene, grazie mille. A voi. Grazie, buona giornata, ciao. Dove mi vedo? Su YouTube, Investitori Folli. Va bene, cercherò. Grazie. Ciao. Ciao, arrivederci. Ok, dopo queste interviste penso che abbiamo un quadro molto meno chiaro della situazione. Io non vorrei sbilanciarmi troppo, ma penso che appunto i soldi abbiano un significato diverso da persona a persona. Penso che alcuni gli diano troppo valore e altri gliene diano troppo poco. Che i soldi non facciano assolutamente la felicità, ma allo stesso tempo sarebbe difficile essere felici se non si arriva a fine mese. Boh, non lo so, è complicato. È veramente complicato. Penso che non ci sia assolutamente una verità assoluta sul denaro, sui soldi, però è un discorso che mi affascina e vorrei esplorarlo ancora di più in futuro. Cioè, per esempio, mi piacerebbe capire se fosse realmente possibile vivere senza soldi. E la risposta molto probabilmente sarebbe anche sì, perché sono convinto che ci siano popolazioni in giro per il mondo che ancora vivono, diciamo, prevalentemente senza soldi. Quindi di fatto è vero che noi diamo un valore a una cosa che di fatto probabilmente questo valore non ha, però il valore è dato in realtà dalla società che ci gira intorno. E quindi sì, c'è un valore
valore che è correlato a quello che gli diamo noi. Cioè, è stranissima come cosa. Quindi la risposta a tutto questo pippone è boh, io non ci ho capito niente. Però, come ho detto, il discorso mi intriga parecchio, quindi sono curiosissimo di sapere voi che cosa ne pensate di tutti questi pensieri. Scrivetemi le vostre opinioni qui sotto nei commenti, perché mi piacerebbe creare una specie di dibattito qui sotto. E come ho detto, appunto, mi piacerebbe fare altri video a riguardo per scavare più in fondo sull'argomento. Ah, raga, se vi piace questa tazza e questa maglietta, sappiate che potete supportare il canale attraverso lo shop ufficiale di Investitori Folli, dove vendiamo magliette, felpe, gadget, tutto quanto brandizzato Investitori Folli, o anche veri e propri meme a tema finanziario stampati sulle cose. Praticamente, raga, vi comprate del merchandising strafigo, perché, cioè, dai, è figa. E fate anche un bel gesto per supportare il canale. Carissimi, lasciate un like. Come ho detto, fatemi sapere le vostre opinioni qui sotto, che creiamo un bel dibattito. E iscrivetevi al canale, dai regà, che su Instagram siamo a più di 11.000 e su YouTube ancora 500. Dai, su, vi prego, dai, vi prego, iscrivetevi. Sono povero, iscrivetevi, dai, vi prego, dai, dai, su. Comunque, ci vediamo nei prossimi video, insomma. Però se volete vedere quelli di prima, vedetevi quelli di prima, perché un po' ce ne stanno. Se no, nei prossimi. Cioè, se l'avete già visti. Se però ve li volete rivedere, vi rivedete i video precedenti e poi ci rivediamo nei prossimi video. Ciao.